Inaugurata la sede del gruppo I Pignatari di Sant'Andrea, madrina dell'evento la piccola Vittoria Cosentino. One, two. A tagliare il nastro della sede del gruppo I Pignatari di Sant'Andrea, Vittoria Cosentino, con al suo fianco il consigliere regionale Ernesto Alecci e il sindaco della cittadina ionica Nicola Ramoggida. Il presidente del gruppo, Mimmo Frustagli, ha consegnato una targa alla piccola Vittoria. Con Vittoria Cosentino, 10 anni, orgoglio di Sant'Andrea ma di tutta la Calabria. Un attestato particolare consegnato oggi dal gruppo folcloristico Pignatari. Grazie mille a tutti per avermi accolto qui oggi. Quali palcoscenici hai calcato? Allora, sono stata allo 61esimo Zecchino d'Oro nel 2018 su Rai 1 e ho partecipato ad alcune manifestazioni qui in Calabria e poi l'ultima esperienza bellissima che è stata All Together Now Kids su Canale 5 a Natale. Quanti bambini hai conosciuto lì? Beh, erano molti bambini simpatici, abbiamo stretto forti amicizie e siamo rimasti in un bellissimo gruppo. Quale pezzo, quale brano hai cantato? Allora, ho cantato Promettimi di Elisa. E Michela Hunziker, com'è? È dolcissima con i bambini e non vedevo l'ora di conoscerla. Chi vuoi ringraziare in questo momento? Voglio ringraziare papà innanzitutto perché è quello che mi ha sempre seguita e aiutata. E poi tutta la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine. E mamma? Vabbè, mamma... Con Cristina Cosentino questo attestato significa tanto, ha portato in alto il nome della Calabria e di Sant'Andrea. Sì, io ne approfitto per ringraziare il gruppo Folchi Pignatari e in particolar modo il presidente Mimmo Frustagli per la sensibilità avuta, insomma, per questa iniziativa, per questo riconoscimento. È una persona che ha una grande sensibilità su queste cose e sono contento, insomma, per la bambina, perché comunque ha dato effettivamente lustro non solo a Sant'Andrea ma a tutto il territorio con questa sua presenza. Con la sua scuola abbiamo visto in questi anni la partecipazione di tanti bambini che hanno fatto pure tanta strada. Sì, Vittoria è solo l'ultima, insomma, di una serie di nostri allievi che hanno calcato palcoscenici importanti, insomma, ora senza stare qui a citarli tutti, ma da Anastasia Franco, che è stata la prima, Ti lascio una canzone su Rai 1 con la Clerici, a Floriana Cassaraio canto su Canale 5, a Le Gemelle Chiare e Martina Scarpari sempre a Ti lascio una canzone, altri ragazzi a Mezzogiorno in Famiglia, poi Vittoria allo Zecchino d'Oro e ora All Together Now. È un continuo comunque lavoro che noi facciamo attraverso la nostra accademia per i nostri ragazzi, insomma un servizio che credo faccia bene soprattutto non solo a loro e alle loro famiglie ma ripeto anche alla nostra Calabria e al nostro territorio. Con Ernesto Alecci, consigliere regionale, all'inaugurazione della sede dei Pignatari ma anche all'attestato per la piccola Vittoria che sta dando lustro sia a Sant'Andrea ma anche a tutta la Calabria. Beh, Vittoria, la piccola Vittoria, figlia d'arte, non poteva essere altrimenti, l'abbiamo vista tutta in TV sulle reti nazionali, ha dato lustro, sì, come diceva bene, a tutta la Calabria, ne siamo orgogliosi e siamo orgogliosi anche che nei nostri comuni, su questo bellissimo litorale, poi ci sono delle strutture come questa che accolgono le associazioni e che danno l'opportunità anche ad associazioni importanti come questa dei Pignatari a mantenere e a portare avanti le nostre tradizioni, quella appunto della zampogna a chiave, una particolarità di Sant'Andrea. Tra l'altro, dietro la musica popolare c'è anche la capacità degli artigiani a realizzare questi strumenti e quindi a far rivivere quelle che sono le nostre radici. Bellissimo farlo insieme a questi bambini e a queste bambine, è un momento anche conviviale. Speriamo di essere quasi alla fine di questi 2 anni così duri e pesanti per il Covid e che questo momento sia un momento di speranza per ritrovarci poi presto nelle nostre piazze, nelle nostre vie, a suonare, a cantare, a festeggiare tutti quanti assieme. Le associazioni hanno bisogno dell'istituzione, Ernesto. È verissimo, le associazioni hanno bisogno delle istituzioni
Noi quello che abbiamo visto in questi ultimi 2 anni è che le istituzioni, al contrario, hanno avuto bisogno delle associazioni. Io le voglio ringraziare, tutte le associazioni che durante il periodo del Covid hanno collaborato con gli enti comunali, con la protezione civile, erano là vicino alla popolazione a dare i messaggi, a portare i pasti a casa delle persone, i medicinali. È stato un lavoro importantissimo, quindi dobbiamo essere comunità tutti quanti assieme e le amministrazioni devono restituire, appunto, questo gesto di altruismo, stando vicino alle associazioni con dei contributi quando possono, dando degli spazi come hanno fatto in questo momento. La Calabria ha bisogno di ritrovarsi tutta quanta assieme come una comunità, grazie anche al vostro ruolo, perché essere qui con i giornali oggi e con le TV significa divulgare quelle che sono le nostre attività, le nostre tradizioni, facendole conoscere, quindi facendoci ritrovare tutti assieme. Sì, finalmente siamo riusciti a fare anche questo passo importante, perché eravamo senza sede da un po' di anni, avevamo difficoltà a prepararci, a fare, però siamo andati avanti lo stesso. Nel corso degli anni abbiamo cercato di far valere le nostre, diciamo, la nostra esperienza, di far conoscere la nostra tradizione, la nostra cultura. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo portato avanti fino ad oggi e cerchiamo di riprendere il cammino interrotto con la pandemia e far tornare il gruppo nelle piazze più grande di prima. E far tornare specialmente il raduno delle Zampogne a Sant'Andrea. Il raduno delle Zampogne è un mio impegno preciso. Io non voglio fare promesse, però sto lavorando per vedere di riuscire già da quest'estate ad organizzare qualcosa in merito, perché la storia di Sant'Andrea appartiene principalmente alla tradizione della Zampogna, una tradizione che si è tramandata di generazioni in generazioni. Oggi ci sono 2 grandi artisti che stanno portando avanti questa tradizione, in modo particolare Peppe Ranieri, figlio di Pietro e nipote di Giuseppe Ranieri, che continua a costruire queste zampogne, le sta facendo conoscere in tutta Italia, perché anche se lui non vive in Calabria è molto apprezzato e molto conosciuto in tutta Italia, e questo per noi, per il gruppo Folchi Pignatari a cui appartiene, ci fa un grande onore. Grande onore l'ha portato anche la piccola Vittoria Cosentino, che ha dal lustro a Sant'Andrea ma a tutta la Calabria. Vittoria è il nostro gingillo, il nostro gioiello, perché Vittoria ci rappresenta tutti quanti, rappresenta tutte le bambine e i bambini di Sant'Andrea, ma rappresenta soprattutto Sant'Andrea nel suo insieme e la Calabria, perché una bambina come Vittoria, così dinamica, così brava, credo che ci inorgoglisce e ci fa piacere averla vicino. Sindaco Nicola Ramogina, restituita la sede ai Pignatari, ma lei è con tutta l'associazione. Sì, questo è quello che noi abbiamo seminato anni fa con la mia amministrazione, abbiamo deciso di investire nelle associazioni del nostro territorio, quindi questo palazzo che prima era occupato dalla sede della delegazione comunale, dalle poste e da altri gruppi, adesso è tutto dedicato alle associazioni. Per cui noi non facciamo altro che rendere merito alle associazioni, noi li premiamo dando questa sede, e del resto la cittadinanza non vuole altro che le loro manifestazioni al servizio del gioco, della cultura e di ciò che organizzano a favore della nostra comunità. La ciliegina sulla torta, come suol dirsi, questa sera la targa alla piccola Vittoria, che sta dando onore e lustro sia a Sant'Andrea ma a tutta la Calabria, sindaco. Sì. Vittoria Cosentino rappresenta una ciliegina oggi, perché i 30 anni dei Pignatari è una grande festa, però in questa sede viene premiata una ragazza, Vittoria Cosentino, che è figlia d'arte, perché è la figlia del maestro Cristian Cosentino, per cui lei ha sempre rappresentato meglio e bene la nostra comunità, non solo androlese ma quella del comprensorio, quindi ha portato in alto il nome di Sant'Andrea, della provincia di Catanzaro e della Calabria tutta, in manifestazioni a livello nazionale, non solo locale.
oltretutto il padre è pure fondatore di questo gruppo Pignatari. Sì, Christian rappresentava uno dei fondatori di questo gruppo, poi ha scelto altre strade, però sempre nel campo dell'arte e della musica, e quindi il maestro Christian con la sua Scuola Cantorum e con quello che sta facendo rappresenta veramente un artista.